Anna Maria Noia, saggista, giornalista, poetessa, quantunque non sia della frazione Curtari, è un po' l'anima della manifestazione letteraria culturale che si tiene qui nella piazzetta Cecchino Cacciatore, organizzata dall'associazione Alfonso Gatto. Anna Maria, vogliamo parlare di questa manifestazione culturale, un evento per aggregare le persone e superare anche i problemi legati al Covid. Allora sì, innanzitutto buonasera e ringrazio l'associazione Alfonso Gatto che da circa 30 anni fa parte attiva della cittadinanza e anche soprattutto della storia politico-sociale e culturale, con tante battaglie anche per l'ospedale Fucito di cui adesso non parliamo. E questa piazzetta socioculturale è già in atto da qualche anno, un paio d'anni. Quest'anno mi sono iscritta anch'io all'associazione Gatto con il patron Luca Enzino Picarella, suo figlio Daniele e soprattutto con il mister nuovo acquisto, diciamo, patron il mister Gerardo Torre. Varie serate culturali con la presentazione di libri e di eventi, con quale criterio le scelte? Con quale criterio? Le scelte del voler stare vicino alla popolazione sansevierinese sia con la cultura, sia dal punto di vista storico, sociale, culturale, ma anche con le feste, con momenti di agape, di condivisione fraterna, con balli di gruppo, come è stato... Ecco, è promuovere quindi anche le bellezze del territorio, far riscoprire le nostre radici storiche e culturali. E anche un momento di aggregazione, socializzazione e partecipazione, si spera attiva, alle vicende che interessano tutto il nostro territorio e non solo, proiettati da San Severino verso zone limitrofe vicinori. Ecco, nell'ambito di questa manifestazione mi piace ricordare, chiedo al nostro operatore di inquadrarlo, che è stato presentato anche il tuo libro Emozioni in versi, raccolti in breve di poesie 2015-2020. Ecco, vogliamo parlare brevemente di questo volume? Sì, in realtà è dal 2014 al 2020, però c'è stato uno sbaglio in tipografia, però sono molto grata ai fratelli D&P, editori della CECO, ma anche di Bracigliano come tipografia, cioè Mario e Gaetano Provitera, di aver creduto in questo mio sforzo culturale, socio, diciamo, letterario. E niente, questo colo consta di una ventina di liriche per diciamo una sessantina di pagine e sono in gran parte frutti della mia passione per la lirica, per i poemi, per le poesie. Un prodotto variegato, aperto a tutti. Aperto a tutti e rivolto a tutti, anche se uso molto gli artifici e le arti della retorica e della rettorica, per cui può essere un po' cervellotico, ammetto l'impatto, l'approccio, però è nato tutto durante il lockdown. Ho avuto l'idea nei mesi scorsi del lockdown 2020, ma anche prima, di riunire collettaneamente in questa mia opera, l'ultima mia opera, che poi tra l'altro, se mi consenti Carmine, io ho pubblicato dei libri di antropologia come calendario delle tradizioni popolari al comune di San Severino nel 2011 e mio padre Gino, intellettuale della Valle Irno, era presente. Poi ho pubblicato un libro su Ovidio Serino, che tra l'altro anche... Ricordiamo chi è Ovidio Serino. Ovidio Serino è un garibaldino originario della frazione sanseverinese di Carifi ed è stato già, diciamo, pubblicato qualcosa di Ovidio Serino sia dai vari storici salernitani, ma anche e soprattutto dal nostro dotto, colto liturgista Don Antonio Sorrentino, che è anche un pastore amabile, amorevole nei confronti del suo gregge, tra virgolette. Ecco, sì. Un'ultima domanda che esula da questa manifestazione e dal tuo libro. Viviamo un momento particolare, inutile nasconderlo, la pandemia ha condizionato e condiziona la nostra vita, non sappiamo che domani avremo. Ecco, tu personalmente, come donna, come persona, ma anche come scrittrice giornalista, come vivi in questo momento e soprattutto quale messaggio di speranza dai per il futuro? E allora, di vivere le cose con curiosità. In effetti non è solo la pandemia, c'è stata già la crisi del 2008, i mutui subprime in America, e poi dopo si è, diciamo, diffusa questa pandemia, crisi culturale più che economica, prima che economica, e si è diffusa nelle nostre zone, per cui bisogna cercare di trarsi fuori da questa morta agora, dicendo alla maniera di Dante, cioè il fango dove giaceva Ciacco o Porco Maiale, secondo il sesto canto della Cantica dell'Inferno, e trarci fuori vuol dire anche assumere un atteggiamento di curiosità e poi farsi il vaccino, anche se non voglio fare nessuna polemica,
non voglio fare Novax, Sivax, eccetera. Secondo me... Perché è importante vaccinarsi? Perché si riduce, se non altro, almeno la mortalità e se non altro l'utilizzo delle terapie intensive e subintensive, e anche per, diciamo, per essere rispettosi nei confronti di chi già si è vaccinato, gli ottantenni, gli ultra sessantenni, del personale scolastico, ATA, di altri protagonisti, professionisti come giornalisti. Certo, ma poi... mi pongo e ti pongo la domanda, secondo te perché questo numero così elevato di persone che non si è ancora vaccinato? In provincia di Salerno sono circa 190.000. Sì, questa è colpa da ascrivere a noi giornalisti, la cattiva informazione. Infatti c'è stato un nuovo termine, un neologismo coniato che si chiama infodemia, che sarebbe l'epidemia, la pandemia, quindi endemia localizzato, epidemia diffuso e pandemia oltremodo diffuso. L'infodemia, noi giornalisti siamo responsabili, soprattutto in televisione, perché un giorno appare un esperto e ci dice una cosa, un altro giorno... Però bisogna sempre avere questo fatto, questa capacità di discernere e di sapere qual è il nostro bene, qual è il meglio, che cosa desideriamo per noi, ma non solo, per le nostre famiglie, per i nostri anziani, ultraottantenni, mia madre che ha 82 certo. anni. Ma comunque non si placano le polemiche, notizia di oggi che in tante città italiane migliaia e migliaia di persone sono scese in piazza sì. per dire no al Green Pass. Tu come la vedi? Ma anche in Europa, anche in Francia, in Gran Bretagna, addirittura in Gran Bretagna, i nostri civili cugini inglesi, la perfida Albione di Winston Churchill, ma loro hanno fatto addirittura delle feste per la fine del lockdown. È un fatto culturale, mentale. Se noi non assumiamo che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, non rispettiamo nessuno. Quindi mutatis mutandis, traslando dalla metafora, cioè se io giovane dico ma che me ne importa, tanto a me non colpirà, o se colpirà sarà asintomatico. La serie non capita mai a me. Sì, è come andare in macchina e guidare forti in autostrada e dire vabbè, tanto non capiterà mai a me. Okay. È un fatto culturale. E colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i vertici dell'associazione Gatto e anche l'amministrazione comunale che ha voluto questo progetto, supportato anche, diciamo, se impegnati in altre iniziative. Ad esempio a San Severino c'è stato il boom delle scuole sanseverinesi che hanno vinto un premio. Quindi questo qui ve lo raccomando, Emozioni Inversi, DEP Editori. Ci sono dove si può trovare? Le tengo in gran numero io, quindi mi si contatti in privato anche attraverso Carmine, Raffaele. Poi sono 20 liriche tra il disperato, una sola in realtà lirica. Io ho parafrasato al canto notturno di un pastore dell'Asia di Leopardi, a cui mi ispiro molto, come anche Dante e come Manzoni, e ho messo in versi una specie di mio delirio, dando un epiteto un po' bastardo alla luna, dicendo qualche parolaccia, però il resto delle poesie sono esercizi un po' retorici, lo ammetto, come artifici, però traggono il mio essere, il mio animo, perché a me comunque vanno comunque lette, valutate e giudicate. Sì, io ho fatto anche altri libri, non solo di antropologia ma anche di poesia, però questo vi invito a leggerlo, perché ci sono rime fresche, novelle, in cui ho parlato anche della mia famiglia che mi supporta e mi sopporta. Ho una famiglia meravigliosa e voglio che tutti lo sappiano.